Giancarlo Senese, una sconfitta pesante con il Monopoli, davvero una brutta pagina oggi per noi che in effetti speravamo nella salvezza. Assolutamente, è un momento complicato, difficile, non ci aspettavamo assolutamente una stagione del genere. Tra l'altro, partita come abbiamo visto, finita male. Una stagione strana, una stagione strana che non premia. Io chiedo scusa ai tifosi perché, nonostante non ho avuto io. Stesso, sapete che non mi sono occupato per un certo tempo, però l'attaccamento a Ischia ci porta oggi a pensare che è una brutta pagina, come hai riferito tu. Giancarlo Senese, in effetti tu chiedi scusa ai tifosi, l'Ischia forse ha pagato anche il fatto di non stare a Ischia. Oggi abbiamo visto un pubblico che ha sostenuto la squadra, probabilmente poteva servire questo pubblico se l'Ischia avesse dato un messaggio verso il territorio. Sì, i motivi possono essere tanti, Enrico. Uno di questi sicuramente è da ricercare nel fatto che si poteva fare meglio in riferimento alla vicinanza con il territorio, ma è uno degli argomenti che, essendo stato io chiamato adesso a stare vicino alla società e all'Ischia. Credo che abbia espresso il primo concetto, che è questo, cioè l'Ischia deve essere vicina al territorio, sicuramente. Una pagina che probabilmente potrebbe dire fine della Lega Pro, ma che significa per l'Ischia Calcio la fine della Lega Pro? Ci sarà un futuro? Rico, oggi pensare a un futuro diventa complicato in questo stato di cose. Dobbiamo raccogliere le idee, dobbiamo capire su che cosa bisogna andare a organizzare. Certo, ci stiamo già lavorando, l'abbiamo predisposto nei giorni passati, degli adempimenti che ci dovrebbero portare a pensare quantomeno a dare un obiettivo futuro a questa società. La vedo dura chiaramente con una società in D, questo sicuramente. Abbiamo bisogno di dover comprendere tutti quanti insieme che cosa dover fare per i prossimi mesi. Facciamo un passo indietro. Io ricordo che tu sei stato tra i promotori, se non il promotore principale, dell'arrivo di Bitetto a Ischia. Con Bitetto l'Ischia sembrava volasse. È una squadra che ha fatto tanti punti. Tutti questi cambi tecnici, secondo te, alla fine hanno pagato, si sono pagati a caro prezzo? Ma sicuramente, sicuramente. Io in questo momento sono qui a prendere a prendermi le responsabilità di un qualcosa che tra l'altro andrebbe ricercato probabilmente in chi ha gestito l'Ischia fino a poco tempo fa dal punto di vista tecnico. Io ho creduto che in un progetto, quando abbiamo portato l'allenatore Bitetto, pensavamo in un progetto che dovesse durare un certo periodo di tempo. Durato troppo poco, come mai è durato così poco? Non si sapeva le capacità di cassa, le capacità di gestione, non si conosceva. Sì, certo, che l'Ischia non ha mai potuto contare su grandi risorse finanziarie, questo lo sappiamo. Cosa però sia accaduto e cosa ha mosso chi ci ha preceduto in queste scelte sono da ricercare in loro. Evidentemente c'era un'idea di dover andare a cambiare, che si potesse fare meglio, ma sempre immagino in buona fede, sicuramente. Grazie.